Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial della mia serie tutorial su Skater XL, una serie che vedranno in pochissime persone e se voi state guardando questo video perché siete veramente interessati al contenuto dovreste seriamente mettere mi piace, a voi costa un secondo del vostro tempo eh, e... Quello che ne guadagno io è davvero tanto, perché capisco che a qualcuno interessano a questo tipo di contenuti. Inoltre, se amate lo skateboarding, ragazzi, supportatelo mettendo mi piace al video, così sempre più persone magari incapperanno su questo tipo di contenuti e sempre più persone si uniranno a noi in questa battaglia alla ricerca della linea perfetta, diciamo. Oggi impareremo. I primi flip trick che si imparano, vi dirò le basi su come si fanno i flip trick, ma anche i non i flip trick, i trick in generale. Quindi questo probabilmente sarà il video più importante della serie, ok? Iniziamo perché sarà un video abbastanza lunghino. Abbiamo, detto, abbiamo già parlato delle basics um, de, di come ci si muove nel gioco. Oggi non parleremo dei 180, quindi delle rotazioni del corpo. Quello sarà sicuramente il prossimo video della serie. Oggi vedremo come fare delle evoluzioni un po' più complicate. Dopo aver imparato l'olly, ragazzi, il, lo step successivo è quello di fare i trick. Oggi vedremo solo i trick in regular. Nel prossimo video ancora, dopo aver. Capito 180? Oppure nel prossimo direttamente? Sì, forse, è, 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 forse farò prima gli stances. Parleremo di stances e dei, uh, di trick in nolli, in fake e in switch. Se non sapete di cosa sto parlando, aspettate, aspettate il prossimo video della serie. Allora, come si fanno i trick? Semplicemente come nella realtà. Guardo lì per vedere se sto ancora registrando. Per esempio, per fare un kickflip, un kickflip consiste nel poppare la tavola e con il piede davanti di flicarla facendola roteare in questo caso con la punta del mio piede. Quindi, eh, il mio backfoot, la, la mia scarpa rossa in questo caso, non fa altro che poppare la tavola. Quindi vado giù e, e rilascio. Invece, il mio front foot non deve stare lì fermo, ma deve uscire a sinistra. Vedete che qua ve lo sto facendo vedere, uscire a sinistra per fliccare la tavola col piede facendo questo movimento qua. Questo nel gioco si riassume in popare, lasciare la levetta e subito dopo aver lasciato la levetta spostare contemporaneamente a sinistra la levetta sinistra. In questo modo qua. Lo rifaccio? Lo rifaccio? Lo rifaccio? In questo modo ho fatto il kickflip, il mio primo trick, diciamo. Come vi dicevo nel primo video della serie, questo gioco è altamente um, stylish. Ovvero, preme un sacco il vostro stile. Se io vado a fliccare piano la mia tavola, oppure la vado a fliccare in un momento diverso, oppure la vado a fliccare veloce, il trick assumerà un significato completamente diverso, quindi potete personalizzarlo come volete voi. Se flicchiamo dall'altra parte, quindi verso destra dopo aver poppato, intanto mi è uscito il gommino dal joystick, andiamo a fare un heel flip, quindi usiamo il nostro tallone per fliccare la tavola. Ragazzi mi è molto difficile spiegarvi i tricks se non li conoscete nella vita reale, quindi se non conoscete i trick nella vita reale andatevi a cercare dei video su YouTube dove vi spiegano proprio le basics su cosa significa flickare, cosa significa heal flip, cosa significa triflip, perché questo, questo tutorial è pensato diciamo per... Chi almeno i trick base sa come sono composti e come funzionano. Mi è impossibile fare un video di 40 minuti, anche perché durerebbe 40 minuti, dove vi spiego cosa vuol dire esattamente fare un front seci o cosa vuol dire fare un triple. Comunque, eh, mentre il piede davanti serve a fliccare la tavola, a dargli una direzione di rotazione. Il piede dietro, oltre che per poppare, può essere usato per scupare la tavola. È proprio il termine tecnico, lo so che sembra una cosa molto sconcia, però si dice così scooping o scupare, tradotto diciamo in italiano. Se noi spostiamo il nostro piede verso sinistra mentre rilasciamo la levetta, quindi facendo questo movimento qua, vedete il joystick, noi imprimiamo la tavola in una rotazione sull'asse verticale, zenitale. Più questa rotazione è forte, volendo. Vedete, si può anche esagerare andare verso l'alto. Più la mia tavola gira, vedete che se io la tengo, la tengo ferma in posizione dopo essere andato a sinistra, riesco a far fare alla tavola un 360 Schubert. Se invece la rilascio subito, faccio uno Schubert normale. Quindi, questo è come si fa il Schubert, il backside Schubert. Se invece la spostiamo dall'altra parte, vado a fare un frontside Schubert. Valgono le stesse cose, le stesse regole che ho detto prima per i backside Schubert. Anche qua la cosa figa è che in base alla velocità con cui giriamo la levetta, vedete che lo sciubit gira più o meno veloce? Questo vi permette di personalizzare i trick come volete voi. Combinando i movimenti del backfoot con i movimenti del frontfoot, si possono creare tutti i trick basic esistenti, in realtà anche quelli avanzati, se vogliamo proprio essere precisi. Per esempio, se noi combiniamo un backside sciovit con un kickflip andiamo ad ottenere un varial flip che in realtà è più difficile di quello che sembra in questo gioco e i varial flip sono difficili in questo gioco altri trick sono più facili come si fa un varial flip? si fa con il back foot uno s-it, con il front foot un, un flip e si fa tutto questo contemporaneamente guardate le levette e si spiega da solo come si fa a fare questo trick se facciamo un front side it con un heel flip combinati allo stesso momento andiamo a fare un varial heel flip se Teniamo heel flip come flicking, ma invece di fare un front side shoe beat, facciamo un backside switch e otteniamo uno dei miei trick preferiti che è l'invar heel se, se invece facciamo l'opposto, ovvero facciamo un kick flip e poi lo combiniamo con un front side facciamo un altro dei miei trick preferiti che è l'art flip, uno dei trick preferiti più o meno di tutti. Ora, abbiamo fatto fino ad adesso rotazioni di 180 ⁇ proviamo a combinare un kick flip con una rotazione di 360 ⁇ ok? E qui si crea il trick preferito di tutti, ovvero il triflip. Per fare questo trick ci sono molti modi, quello che, quello che utilizzo io è un po' diverso, ma prima vi faccio vedere il modo, il modo base. Semplicemente andiamo, a oddio, era veloce quel, quel Semplicemente andiamo a tenere in posizione dopo aver poppato la, la levetta destra. Oppure volendo si può anche fare... Esagerando appunto il movimento della levetta destra, qua ci sono moltissimi modi per fare questo trick. Giocate e imparerete subito qual è quello che fa per voi. Quello che uso io personalmente è molto strano. Sembra molto strano, ma in realtà è la base di trick più avanzati: ovvero, dopo aver scopato la tavola eh, se, solo com come, come per fare uno shubit e averla fliccata, tengo in posizione la levetta sinistra finché non si chiude il trick. Quindi. Questo è quello che faccio, è probabilmente il modo più pulito, diciamo, per allenare il trick, anche se non è l'unico. Ragazzi, combinando queste cose qua, potete, potete andare a fare tutti i trick del mondo, semplicemente sapendo come si vanno a comporre. L'unica cosa che dovete fare è fare pratica, è esercitarvi, giocare e capirete eh, abbastanza subito come si fanno tutti i trick. Il gioco stesso ha una sezione apposta chiamata challenges dove vi insegna tutto, quindi... In realtà, guardare questo tutorial è inutile, vi rovina il divertimento, però. Eh, era da tanto che ci tenevo a fare una serie del genere. Uh, bene! In realtà mh, la parte di trick making finisce qua. Uh, vi dico una cosa importante in più per concludere questo video, così non devo fare un video apposta, solo per fare questa cosa: il catching. Allora, se voi state facendo un trick. Vedete che se io lascio le levette, in automatico il mio skater nel primo momento buono che la tavola e a terra. Quindi praticamente facendo le levette a caso e lasciandole è impossibile cadere, cioè io muovendo le levette a caso e lasciandole è impossibile cadere. Facendo trick più avanzati però, quello che succede è che vado a uh, rilasciare le le levette, solo quando il trick avanzato che sto cercando è compiuto in questo modo. Se io per caso sto tenendo ancora le levette prima di atterrare, lo skater non catch in automatico la tavola, ma praticamente va a cadere. Vedete, come in questo, in questo caso qua. Per questo eh, si usa catchare i trick. Allora, ci sono due modi per farlo. Il primo è, eh, come vi ho detto prima, lasciare le levette e lo skater catch in automatico, il secondo è cliccare in giù la levetta. Vediamo un esempio tipo facciamo un triflip, clicco in giù la levetta e vedete che il mio skater mette il suo front foot a seconda del, 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 della levetta che premo e con il front foot o con il back foot blocca la tavola e ne impedisce la rotazione. Questo vi permette di creare trick molto stylish. Per esempio questo che vi ho fatto vedere qua è un, una specie di triflip. Non so se, se poi sono andato a fare un triflip o un vario flip. E intanto il gioco si è bloccato. Fantastico. <coughs> E in questo modo qua andate a fare dei trick catchati. Quindi andate a fare il triflip, e poi con il front full lo bloccate. Purtroppo non riesco a farvelo vedere perché il gioco ha deciso di morire. Tanto per cambiare, per rovinarmi la serie, però. Uh, tenete a mente questo concetto del catching premendo le levette perché tornerà utile in trick più avanzati, così non devo fare un video apposta. Bene, con la schermata di caricamento di questo gioco che vi fa proprio vedere quanto è un gioco solido e quanto è fatto bene, noi ci salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video nel quale parleremo di stances, quindi nolly, fakey, switch e regular. Non ve lo perdete per niente al mondo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.